Immunità di gregge in Abruzzo per fine agosto, questo è l'obiettivo della regione che punta ad accelerare ancora le vaccinazioni che da oggi vedranno la prenotazione senza limiti per fasce di età. Il presidente Marco Marsilio auspica che ci sia un costante rifornimento di vaccini nel mese di giugno in modo da accelerare ancora le inoculazioni. Dipende tutto dalla fornitura che riceveremo, abbiamo dimostrato di saper somministrare tutti i vaccini che ci vengono dati. E se ce ne dessero di più faremmo prima più velocemente, quindi dipende tutto da questo. Con i ritmi attuali, insomma tra Ferragosto e la fine del mese arriveremo all'obiettivo e ci stiamo avvicinando a larghi passi e l'Abruzzo è tra... Ieri il Sole 24 Ore pubblicava una tabella che mostra come l'Abruzzo sia la terza regione in Italia per numero di vaccini somministrati in rapporto alla popolazione residente. Quindi stiamo facendo del nostro meglio, si può sempre migliorare, ovviamente siamo al lavoro ogni giorno costantemente per fare ancora meglio questa campagna e spero appunto che la fornitura da Roma, dal commissario Figliolo, avvenga sempre in maniera regolare. Purtroppo, come avete visto anche negli ultimi tempi, qualche giorno diciamo, di attesa o di ritardo ha comportato anche qualche slittamento di richiami o qualche problema in alcuni centri vaccinali, però d'altronde quando noi vacciniamo al 95-90 arriviamo prima del rifornimento arriviamo al 95-96-97% delle dosi somministrate, vuol dire che abbiamo davvero uno o due giorni di autonomia rispetto ai rifornimenti. Nei nostri frigoriferi, nei nostri magazzini non ci sono, come dire, scorte che stanno lì a marcire, andiamo avanti velocemente e penso che sia nostro dovere farlo. Questo è un ottimo segnale perché è chiaro che andando avanti si rischia anche di creare quell'effetto per il quale le fasce di età più giovani, pensando di essere meno a rischio, non ritengono necessario doversi vaccinare, pensano che sia sufficiente aver vaccinato le categorie fragili e più anziani e che quindi nel frattempo con l'estate, come vedete, i numeri dei contagi si abbassano, sono sempre più bassi, noi lunedì saremo in zona bianca e questo potrebbe creare come effetto indotto un rilassamento nella tensione e nell'attenzione a proseguire nella campagna vaccinale. Quindi il fatto che le categorie dei più giovani, alle quali abbiamo aperto, cominciando con i maturandi, la possibilità di vaccinazione rispondano massicciamente, è un ottimo segnale, vuol dire che c'è una cultura diffusa della prevenzione e della salute pubblica che fa ben sperare.